La prosecuzione della gara, interrotta lo scorso 30 ottobre per infortunio all'arbitro Rizzello di Casarano, si giocava allora sul neutro di Pineto, sorride alla Recanatese che, forte del vantaggio per 1-0 segnato nel primo tempo, contiene la sfuriata iniziale del Castelnuovo per poi gelare i pochi presenti al comunale con la rete che chiude di fatto i conti. Sul sintetico di Castelnuovo si riprende a giocare dal secondo minuto della ripresa, con gli ospiti avanti grazie alla rete messa a segno da Minella al 18° della prima frazione di gioco. I padroni di casa, costretti a rimontare il gol di svantaggio, già dai primi minuti assediano l'area di rigore e protestano dopo appena un paio di minuti, quando De Gidio, sul lato corto dell'area di rigore, viene messo giù, ma il direttore di gara fa proseguire. Spinge il Castelnuovo in tenuta bianca per l'occasione che sfiora il gol del pareggio al 10° minuto. Bene l'asse di destra, Morelli Pulsoni, con quest'ultimo che trova all'indietro il rimorchio di Emili, il quale prende la mira, ma Urbietis, con un colpo di reni con la mano di richiamo, leva la sfera dall'incrocio dei pali. La Recanatese non ha certamente un atteggiamento rinunciatario, ma quando la possibilità fa scorrere il cronometro forte del vantaggio. Leopardiani che comunque trovano il raddoppio al 20°. Sbaffo, lasciato troppo libero di pensare, la giocata trova con un bel traversone della tre quarti l'inserimento di Minella, che è sfuggito alla marcatura di Terrenzio, di testa infila le spalle di Grace. Il Castelnuovo subisce psicologicamente il colpo, così il tecnico di Fabio prova dalla panchina a rivitalizzare i suoi, ma impensierire sono ancora gli ospiti con Giampaolo. L'esterno offensivo, lasciato libero di avvicinarsi alla porta, fa partire un destro insidioso dalla distanza che Grace mette in corner. Dalla panchina il tecnico Nero Verde le prova tutte, inserendo anche Caramara e Ludovici, passando a un offensivo 4-2-4, ma il Castelnuovo non riesce a trovare il bandolo della matassa, anzi è Raparo, prima del 40° dalla distanza, ad impegnare nuovamente il portiere israeliano, che deve rifugiarsi ancora una volta in calcio d'angolo. Dalla parte opposta il Castelnuovo a protestare per un calcio di rigore non assegnato. De Gidio entra a contatto con un difensore in maglia nera, ma Ronne di Roma 1 interrompe il gioco per ammonire il numero 7. La panchina non trattiene le proteste, da farne le spese Corticchi espulso dal direttore di gara. Il centrocampista salterà la sfida contro il Fiuggi di domenica. L'ultima possibilità per riaprire il match, i bianchi di casa ce l'hanno sulla testa di Pulsoni, che da azione d'angolo schiaccia sopra la traversa. Al triplice fischio finale fa festa solo la Recanatese, che porta a casa un successo prezioso e avvicina la vetta della classifica, ora lontana solo due lunghezze. Si lecca le ferite il Castelnuovo, che ora contro il Fiuggi non può commettere ancora un passo falso se vuole mantenere vive le speranze di giocarsi qualche chance importante in questa stagione.